andato tutto bene per voi, appunto come vi avevo augurato. Allora, ricomincio a fare i tutorial facendovi vedere un tutorial che secondo me è importante perché proprio adesso che arriverà l'autunno e l'inverno è il periodo appunto per ricominciare a studiare, leggere, informarsi, interessarsi per poter poi sviluppare un giardino, un semenzaio, eccetera, perché quando arriva la primavera incominciano le danze, diciamo. Questo tutorial parlerà dei libri, dell'esperienza anche che ho fatto per avvicinarvi al giardinaggio. Quindi così voi potrete trarre degli spunti per farlo anche voi di conseguenza. Allora, innanzitutto, secondo me bisogna avere un grosso interesse, una grossa curiosità nei confronti delle piante, nei confronti di tutti gli agenti atmosferici e non, cioè la terra, il sole, l'aria, eccetera, che ci sono appunto intorno alle piante, quindi il mondo all'interno del quale loro vivono e come agiscono all'interno di questo mondo. Io ho cominciato appunto comprando delle piantine, cominciando un po' a chiedere chi ne sapeva più di me. Ho comprato una prima serie di libricini che parlavano appunto delle piante e che è una serie edita da un giornale femminile, un settimanale femminile, e ogni settimana, praticamente ogni mese, adesso non mi ricordo, metteva fuori pubblicava un libricino. E così li ho presi, questi li ho presi, adesso vi faccio vedere, uno è questo, in questi libricini ci sono anche le immagini che sono molto utili, questo è l'altro, poi vi faccio vedere, ognuno di essi parla di un argomento differente e vi faccio vedere come è organizzato al suo interno. Allora, quello che vedete c'è la scheda, l'immagine e poi la scheda appunto che vi spiega come la pianta dell'immagine si comporta, eccetera, come la dovete coltivare, come la dovete esporre, annaffiare, eccetera. Questo serve per incominciare, diciamo, a fare dell'esperienza. Voi magari potete fare così, se vedete che ci sono delle pubblicazioni in seriali, potete magari prendere il primo, prendete il primo, lo guardate, lo leggete e poi decidete appunto se continuare a prenderlo. Anche ovviamente sicuramente non tutto ne varrà la pena, ecco, bisogna saperlo. Poi giravo per vivai, andavo anche solo a guardare, magari poi uscivo, però intanto avevo guardato, avevo visto il fiore che mi piaceva, avevo chiesto, avevo parlato, insomma, questo secondo me è importante anche. Poi che cosa è successo? Ho visto una manifestazione, poi mi sono informata, diciamo, in generale, se c'erano delle manifestazioni che riguardavano il giardinaggio, organizzate dal comune, organizzate da un ente, eccetera, io ci andavo e poi mi è capitato anche di frequentare dei seminari, piccoli seminari magari di un pomeriggio, completamente gratuiti, dove ci sono delle persone che parlano della loro esperienza. Per esempio, un giorno ho frequentato un seminario che faceva riferimento a un signore il quale aveva una fattoria didattica e lui è fortemente ecologista, questa persona mi ha insegnato molto secondo me perché mi ha dato un qualcosa in più, diciamo che è la solita diciamo, produzione anche un po' seriale dei vivai, e lui ha consigliato un libro che io poi ho comprato ed è questo, Introduzione alla permacultura, questo qua. Questo qui è un'introduzione, ci spiega un po' come poter realizzare per esempio un angolo di giardino che sia comunque che rispetti fortemente l'ecologia. Questo vi consiglio di leggerlo se siete ecologisti come me. Cerco di essere ecologica il più possibile e infatti questo libro, appunto, come vi ho detto, l'introduzione alla permacultura è molto utile. Ci sono tante indicazioni, addirittura parla anche degli animali, della gallina,
ci dice quanto è importante la gallina all'interno del sistema, eccetera. Tutto quello che fa riferimento al sistema ambiente, tutto quello che fa riferimento appunto anche alle piante. E mi è stato molto utile questo. Poi ho continuato appunto la mia esperienza, io compro anche qualche volta dei giornali se mi interessa una particolare pianta, vado in edicola, vado anche a vedere se ci sono dei giornali o vado che riguardano quella pianta, o se no vado in biblioteca. E lì ho trovato per esempio dei libri che riguardavano il lunario, quindi lavorazioni fatte mese per mese che possono essere fatte sul giardino, in casa, eccetera, e anche tutte le influenze della luna nei confronti appunto della terra. E si trovano anche in biblioteca. Io questi non li ho comprati, infatti non li ho qua oggi, però li ho sfogliati, li ho letti, mi sono trascritta delle cose, insomma li ho un po' studiati. Poi un altro volume che ho preso, questi sono qua di fianco, cinque volumi, questi qui, cinque volumi molto belli, e questi sono praticamente che sono usciti con una testata giornalistica, due testate giornalistiche, ed è questo, vedete? La guida completa al giardinaggio. Questi li ho presi perché veramente sono, diciamo che sono veramente completi, poi hanno delle bellissime immagini. Adesso ve ne faccio vedere una, per esempio. Guardate questa. Sono delle immagini splendide. E con questi ho lavorato molto anche per il giardino. Ovviamente bisogna leggerli. Non solo sfogliarli, ma bisogna proprio leggerli, sottolinearli, eccetera. Quindi avere quella famosa, curiosità della quale vi parlavo prima. Qui dice appunto, sono cinque volumi, ognuno di questi ha, diciamo un argomento, però vi dico che, questi volumi qua contengono tutto quello che si vuole sapere. Sul giardinaggio, almeno così mi è sembrato, poi se sbaglio qualcuno magari me lo dirà. Quindi diciamo, ciò che ci serve in realtà lo abbiamo, bisogna solo cercarlo, ecco, se ci vogliamo informare. Ultimamente invece sto leggendo questo che si chiama Breve trattato sulla decrescita serena di Serge Latouche, questo qui. Questo qui non ha a che fare col giardinaggio, ma secondo me è importante leggerlo perché parla, diciamo, della decrescita felice, significa tornare un po' indietro, frenare un po' a livello proprio sociale. E questo fa anche riferimento ovviamente a farsi un orto, a mangiare i propri prodotti, uscire un po' da quello che è il meccanismo, grande distribuzione. E quindi questo si può collegare col giardinaggio. Ovviamente non vediamo il giardinaggio come qualcosa di solitario, diciamo, separato dal resto che ci circonda. Fa tutto parte diciamo, dello stesso nucleo, in un certo senso, non so come spiegarlo. Volevo dirvi un'ultima cosa. Ho visto altri tutorial, mi è capitato di girare su YouTube. E sono, diciamo, utili certamente, però ho notato che le piante vengono trattate un po' in maniera un po' seriale, come si usa adesso fare con tutto. Invece quello che vorrei trasmettere io è vedere la pianta come un essere vivente. E quindi non è detto che tutte le piante, per esempio tutte le ortensie, abbiano bisogno di quelle particolari cure, perché non è un oggetto seriale. Ci sono certamente delle cose che vanno fatte sempre in quel periodo e sono quelle le operazioni, ma magari si possono fare con modalità differenti, in maniera meno sbrigativa, guardando veramente la pianta, quello di cui ha bisogno. Va bene, vi saluto. Vi dico sempre, se volete un tutorial, me lo scrivete e iscrivetevi. Anzi, grazie a chi si è iscritto. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.